Ok. Grazie davvero, grazie ancora. È arrivato un momento importante. Venite giù, ragazzacci, venite giù dalle vostre alture. Perché questi tre ragazzi che ci seguono sempre, dovete sapere che non sono degli stalker. Beh, c'è da parlarne su questo. Beh, loro prima di essere i ragazzi che suonano con noi ai concerti, sono nostri grandi amici, ci aiutano tutti i giorni a lavorare sulla musica e sono compagni di vita. E quindi ora mi sembra il momento di presentarveli, se già non li conoscete. Iniziamo? Da chi iniziamo? Da... Lo presenti meglio te di chi. Allora, ragazzi, allora, è lui. Partiamo da lui. Il chitarrista col petto più grosso di tutta Torino e provincia, Francesco Landi, Fra! Si narra che abbia sollevato l'intera Grugliasco col bicipite una volta. Esatto, e non sono solo leggende. Qui al centro, Grande Fra, il mitico Renegade, detto anche Riccardo. Alla batteria, non è buono, ma lo teniamo perché ha capelli lunghi e fa figo. Ricky! E ultimo, non meno importante. O forse sì, però è sempre l'ultimo, non so perché la... È stato il primo a credere in noi quando tutti ci sbattevano le porte in faccia. Chi ha letto il libro? Se avete letto il libro, lui è il Davide del libro, quello che ci ha sempre supportato. È sempre supportato e appunto, come ho detto prima, un compagno di voi, vita. Quando c'è bisogno lui c'è sempre, ci aiuta in tutto ed è davvero proprio l'occasione di ringraziare. Tanto! Grazie. Perfetto. Siete super. Allora, ultimi ma non meno importanti. Aspetta. No. Calmi tutti. Allora, è arrivato un altro momento adesso. Cosa? Che tu non sai. No. E abbiamo pensato di farti un regalo tutti insieme per il tuo compleanno. E ora dovrai condividere con tutti loro le mutande di SpongeBob. Sono le mutande di SpongeBob. Allora, questo è il nostro disco. È originale? No, non è il nostro disco. È il nostro nuovo disco, quello che deve ancora uscire? No, sono regali un po' strani. Apriamo i regali. C'è una premessa, aspetta, prima di aprirlo, così. Ma voi sapete cosa c'è qua dentro? Se ascolti questo disco, magari impari ad essere giovane per sempre e a giocare a pallone. Devi farti come minimo una foto e mandargliela. Se non è di Gigi D'Alessio, mi deludi. Gianni Morandi! Gianni, come minimo devi fare una foto dopo e inviargliela. Sì, no, dopo. Ma è contento. Che idolo, Gianni. Ti ascolti buona musica, non solo Benji Fede. Che idolo, grande Gianni. Ok. Oh, ma quanta roba mi avete dato? Ok. Bellissimo ragazzi. Non so chi l'ha scelto, ma ha scelto bene. Aspetta, vai. C'è l'ultimo. Sono le magliette di tante band. Visto che a te piacciono tanto. Quella dei Beatles, se me la metto mi ammazzano, mi dicono ma cos'è questa qua, cosa fa, bellissimo. Oh, rega, mi sono rifatto il guardaroba stasera per i compleanno. Anche se il regalo più bello di tutti. Tanti auguri, ritardo, ma tanti auguri. Anche se il regalo più bello di tutti resta quello che ti ho fatto io il giorno del tuo compleanno. Mi ha regalato il libro come se non avessi abbastanza dei miei libri. Comunque, volevo finire la presentazione presentandoti il pubblico di Grugliasco! Ok. Adesso... E già che ci siamo, l'ultima cosa, colgo l'occasione per fare tanti auguri a Marco,
nostro amico Marco, dove è Marco? È lì Marco, è lì dietro, Marco, è un po' timido, vieni qua. No, no. Dai, vieni qua un attimo. Fai solo un saluto al volo, ok? Marco compie gli anni e facciamo gli auguri. Del ragazzo che ci accompagna sempre in giro. E facciamo gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni oggi. Chi compie gli anni? Tutti quanti. 1, 2, 3, 4, tutti compiono gli anni. Sempre così quando lo chiedi. Bobo, vi abbiamo annoiato abbastanza, ma prima di tornare a suonare propongo una cosa. Un bel selfie tutti insieme. Non lo vogliono fare ancora. No, non volete farlo. Ho detto un bel selfie tutti insieme. Ok, lo fai te, Fede, lo faccio io. Fallo te. Perché sai che sono più bravo. Vi voglio